Gentili web spettatori di Catanzaro Informa, buongiorno. Questa è la nona giornata del campionato di prima divisione a Catanzaro, allo stadio Nicola Ceravolo. Arriva la capolista di questo scorcio di stagione. Ancora Frosinone, Pisseri stavolta può prenderla e la prende facile. Fa viaggiare Squillace che alza la testa, ci sono Carboni e Masini dentro. La palla però è ribattuta dal numero 2 Catacchini, buono lo stop. Punta Mariotti, converge sul sinistro, poi esterno destro dentro e bravo Narducci a mettersi tra la palla e Ganci. Vuole più movimento. Cerca Fiore che ha palla sul sinistro, c'è fallo ma fa proseguire l'arbitro perché ha palla Masini, Russotto è tenere di rigore, ha la palla sul sinistro, la mette dentro, anticipato Carboni, poi c'è il calcio d'angolo, poi Carboni si poggia male, serve Aurelio che può puntare Mariotti, palla sul destro, entra in area Aurelio, Mariotti è bravo a portarlo largo e poi non può fare altro che rifugiarsi in calcio d'angolo, anzi, doppio rimpallo, vince Mariotti e allora... Fa viaggiare Fiore scende sulla destra e poi di destra mette dentro Carboni, Mermasini, no! Carboni, una sorta di velo per Mermasini che poi non è bravo ad agganciare il pallone anche perché era con il corpo già avanti. Aspetta l'inserimento di Squillace, ecco lo servito, Squillace può scendere, può alzare la testa, ma la può mettere a comodo. Ecco il cross, Blanchard, duro su Mermasini, poteva anche starci il rigore. Squillace fa buona guardia, viene avanti il numero 2 Catacchini. La mette dentro, Santoruva in aria, di testa, fuori. Abbiamo visto in precedenza, palla lunga, Aurelio, palla sul sinistro, il calcio in porta e Pisseri è bravissimo. 5 uomini del Catanzaro in prossimità dell'area di rigore. Fiore basso invece sui 30 metri, Quadri alza la testa, la mette dentro, tagliata per Narducci. Palla il passaggio qui per Fiore, lo vede. Fiore la mette a terra, può puntare l'avversario, glielo chiedono i compagni, e allora lui punta, la mette di sinistro, Carboni non la spizzica per Masini, la palla ancora tra le braccia di Zappino, dentro su Santoruvolo, il fallo no, Ganci sul destro, si porta la palla e poi calcia ma è debole per Pisseri che si abbassa e blocca il pallone. Punta l'uomo, lo salta ancora no, poi Blanchard è bravo a prendere palla, Russotto prende palla e il guardalinee vede un fallo su Blanchard, un pestone di Fiore su Blanchard e gli chiama la punizione in netto ritardo. Fantastico come Zappino abbia guardato, intanto Aurelio calcia e Pisseri si c'era ma la palla è comunque fuori. Ulloa non riesce a cambiare gioco, Santoruvo gli ruba la palla, serve Ganci, di destro Ganci, Pisseri con i pugni e poi Narducci in calcio d'angolo. Su Catacchini, sale Carboni, ancora su Zappino, pressiamoli, sbaglia Zappino, non arriva Russotto a mettere il piedino per mettere la palla dentro. Un po' di filata sul centro-sinistra, Quadri, guarda l'area di rigore, la taglia Quadri, ma arriva Zappino con la mano di riporto e la mette in calcio d'angolo, il Catanzaro c'è e merita questo benedetto vantaggio. Frara per Aurelio che salta Narducci che prova a prenderlo anche con le mani ma non ci riesce. Aurelio entra in aria, è solo. Aurelio non ci ha fatto fallo di rigore. La palla rimane lì, arriva Frara, il destro fuori. Testa e discesa di sinistro, dentro Santoruvo aggancia ma la palla rimane su, dopo l'impallo rimane per Ulloa. Fiore potrebbe scendere e non scende, rifiata, Squillace dentro, c'è un fallo su Masini. Ma chiaramente né Benassi né il guardalinee fischiano, il Frosinone riparte con Blanchard, Ganci dalla bandierina. Minuto 42 quasi, dentro Ganci, colpo di testa di Blanchard e vantaggio del Frosinone. Il giocatore peggiore del Frosinone nel momento peggiore della capolista porta in vantaggio i ciociari al Ceravolo. 1-0 per il Frosinone col gol di Blanchard. A questo punto, quando manca un minuto alla fine, forse è il caso di Masini. Intanto si porta la palla sul destro, il tiro Zappino. Dentro Blanchard, palla che attraversa tutta l'area di rigore. Per fortuna non ci arriva Santoruvo, rumoreggia il pubblico. Assolutamente di bassa classifica. Quadri, la taglia! Zoppino con i pugni, calcio d'angolo, spingiamo ancora. Quadri, dentro. Zoppino non la trattiene di testa, però è calcio di rigore perché Papa Sidero non ha potuto appoggiare la palla comodamente in porta perché è stato trattenuto da parte di un difensore del Frosinone. Si affida a Guidi per il
che rilancia, anzi a Biasi che rilancia fuori su fallo laterale, disattento il Catanzaro qui, Ganci in area di rigore, serve dietro, Gori destro, Pisser in due tempi, no, la trattiene! Non la trattiene, nessuno lo aiuta. Fiore intanto, scusami per caso, ti prendo la linea, Fiore la mette dentro. Masini, anticipato da Guidi. Buttiamolo fuori, Quadri. Forse calcerà di prima intenzione, lo fa, balla sulla barriera. Poi Quadri ancora riesce a metterla dentro, ma il Frosinone che parte in contropiede. Attenzione, 3 contro 2. Aurelio, dalla parte Gori, dall'altra il capitano, e serve lui, proprio lui. Brashard di sinistro. Fuori per fortuna! Chiudi la bocca, gli dice Cozza. Santo Ruva non gliela manda a dire. Perché Cozza si lamentava del fatto che si fosse perso tanto tempo. In realtà così è stato. Di fare il secondo gol. Per fortuna non l'ha trovato. E per imprecisione, e per le parate di Pisser. Intanto Ganci dentro. Brashard non ci arriva. Ci arriva il capitano Frara. Ed è 2-0. Punizione del Canzaro per fallo di Aurelio su Mariotti che... lungo su Masini, D'Agostino con una strana cipolla in testa. Clima surreale qui al Ceravolo, intanto Ganci addirittura schema su Gusher che al volo trova il 3-0 per questa disfatta sportiva, no? Intanto Masini potrebbe anticipare Zappino che poi vince il rimpallo forzato, ma Zappini, Masini rimane con la palla lì, non riesce a calciare per la prima volta, di calcio addosso, la seconda la butta fuori, la Capraro mormoreggia, quando non va, non va. Però devo dire, insomma, mi pare ingeneroso nei confronti di Masini. Converge sul sinistro, dietro per Ganci, il tiro, Pisseri, è chiaramente Santo Ruvo. In prima visione in serata di domenica, poi alle ore 14.30 del lunedì, intanto Fiore potrebbe trovare il gol. C'è un rigore qui per il Catanzaro, per colpo di mano del numero 4 Guidi, lo potrebbe chiuderla qui il direttore di gara, ma fa il pignone e fa proseguire Masini, si allarga, fa Fioretti per dargli lo spazio per calciare, e allora Masini tenta il tiro di sinistro, la butta alta, fischia 3 volte l'arbitro e tante volte il pubblico, finisce 3-0, Frosinone batte Catanzaro 3-0, Blanchard, Frara e Gusher, la capolista continua nel suo trend positivo, il Catanzaro invece purtroppo anella la sua quarta sconfitta consecutiva e sprofonda. Gigi Mardente vi lascia con l'applauso che la Capraro ha riservato ai giocatori e al presidente Cosentino sotto la curva. Dal Ceravolo è tutto, il Frosinone batte Catanzaro 3-0, a voi amici di Catanzaro in forma per la prossima partita casalinga del Catanzaro.